Per ora è scampato il pericolo dell'aumento delle tariffe autostradali di A24 e A25. Due emendamenti al decreto infrastrutture e trasporti, approvati nell'ottava commissione parlamentare, bloccano questa mannaia. Il primo emendamento, a firma della deputata del PD Stefania Pezzopane, riguarda tutte le concessionarie con i PEF scaduti e quindi anche Strada dei Parchi, un blocco che dovrebbe restare in vigore fino al nuovo periodo regolatorio definito dai PEF. L'altro allinea la proroga del blocco aumenti per Strada dei Parchi a fine 2021. Come si sa, le tariffe sono bloccate da anni per effetto di alcuni decreti. Chiaramente ora dovrà essere approvato il piano economico finanziario che consente un investimento di oltre 5 miliardi per modernizzare e mettere in sicurezza le autostrade. I paventati aumenti hanno spinto per l'ennesima volta i sindaci di Abruzzo e Lazio alla mobilitazione. Domani una delegazione sarà comunque a Roma per incontrare il ministro alle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini. La convocazione è arrivata dopo che i sindaci avevano annunciato la mobilitazione. Ovviamente le buone notizie di oggi non fermano l'attenzione, perché rimane l'obiettivo di approvare il PEF. Tra i sindaci più attivi, quello di Tornimparte, Gian Mario Fiori. Il suo territorio del resto con gli aumenti avrebbe subito un colpo notevole. C'è grande soddisfazione per l'approvazione dei due emendamenti ieri in commissione che dovrebbero sospendere i previsti aumenti dopo il 31 ottobre dei pedaggi. L'aumento avrebbe causato dei danni incalcolabili alle già sofferenti economie locali delle nostre aree. Domani dal ministro Giovannini, che riceverà una delegazione di sindaci di Lazio e Abruzzo, ci aspettiamo una ferma presa di posizione volta a risolvere definitivamente la vicenda della concessione delle autostrade che collegano l'Abruzzo con la capitale. Una nota di merito alla mobilitazione dei sindaci di Lazio e Abruzzo, che hanno meritoriamente portato l'attenzione politica e mediatica di tutta la situazione che sta creando diversi disagi alle popolazioni, soprattutto abruzzesi, e di alcune zone del Lazio.